After Hours che sono venuti a trovarci. Ciao, benvenuti. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Allora, vi chiedo intanto, partendo dall'esperienza di ieri sera di Manuel Agnelli sul palco con Daniele Silvestri, insomma, com'è stata questa esibizione sul palco dell'Ariston? Un ritorno, tra l'altro, no? Perché già nel 2009 After Hours erano stati sul palco portando a casa anche il premio della critica, tra l'altro. Sì, alla fine è andata bene l'altra volta, perché anche se eravamo degli alieni, diciamocelo, per il tipo di pezzo e l'attitudine, poi il premio della critica ha reso tutto più sensato. Devo dire che anche stavolta sono tornato con un pezzo bello strambo, perché Daniele ha fatto un pezzo meraviglioso, però non proprio un pezzo sanremese, no? E il fatto che stia facendo così bene, che stia avendo questi feedback così positivi, è un bel segnale, molto bene. Allora, tra l'altro, Carlotta, per raccontarlo anche a voi che siete all'ascolto della radio, ieri in pratica noi sul palco abbiamo visto la versione originale del brano di Daniele Silvestri, che prevedeva proprio la partecipazione di Manuel Agnelli. Sì. No? Infatti nel video c'è già, io sono andata già, devo ammettere una cosa, cioè scusate, ma è uno dei pezzi che mi ha colpito maggiormente, quello di Daniele Silvestri, e quindi ero andata subito il giorno successivo alla sua prima esibizione su YouTube a vedere il video dove compare comunque Manuel Agnelli, e quindi è una canzone scritta, cioè interpretata con lui. Sì, sì. Fantastica Manuel, davvero. Ma abbiamo scritto in effetti la canzone soprattutto di Daniele, intendiamoci, però sia io che Rancore abbiamo comunque partecipato alla stesura, perché lui ce l'ha chiesto in un modo o nell'altro, quindi è un progetto che sentiamo bene o male nostro, no? Rancore soprattutto naturalmente, ma anch'io. E infatti ieri sera appunto sì, ero teso, ero emozionato, tutto quello che vuoi, però mi sentivo anche parte di una cosa mia, è stato bello, anche perché noi siamo amici fra di noi, quindi non eravamo appiccicati lì per fare il duetto, ecco. Ecco, Rodrigo, invece, scusa, volevo chiedere a Rodrigo, anche pensando al 2009, la versione 2009 del festival, no, che immagine ti rimane di questo manicomio sanremese? Beh, la prima che ti posso dire è che all'epoca eravamo dietro al palco mentre si esibiva Albano in attesa di esibirci noi, e dopo di noi c'era Iva Zanicchi che faceva la fila, quindi un po' diverso da questo festival del 2019. Forse oggi avrebbe più senso anche, no? Cioè sarebbe un po' contestualizzato. La nostra presenza. Sì, dice. Certo. Ma sicuramente sì, sicuramente sì. Però è anche vero che all'epoca, proprio perché eravamo così alieni, e devo dire Paolo Bonolis ci volle fortemente e ci ha protetto anche fortemente all'interno del festival, perché uscissimo proprio come un'anomalia, no? È quello che eravamo, e quell'anomalia, quel progetto del Paese Reale che portammo avanti in quella edizione, no? Non mettendo il brano nella compilation di Sanremo, ma facendo una nostra compilation con tutta una serie di artisti, tra i quali anche di Zen Circus, i Calibro 35, certo. C'è gente che ieri era sul palco di Sanremo, quindi comunque un pochino il cerchio si è chiuso dopo 10 anni. Anche Fabio Rondanini, che è il nostro batterista, lo è anche di Silvestri ed è autore anche lui del pezzo di ieri sera, e suona. Abbiamo invaso il festival, insomma, in qualche modo. Ma a proposito, scusate se faccio una cosa che non c'entra niente con la musica, Manuel Agnelli, tu sei interista come Bonolis, ogni tanto soffrite insieme o non avete contatti? Ormai abbiamo un cuore d'acciaio, quindi siete pronti a tutto. Non soffriamo più. Scusa Carlotta, ti avevo interrotto prima. No, vabbè, avendo Manuel Agnelli che è tra i miei preferiti insieme alla sua bella, però... Grazie. Visto che Manuel parlava di un progetto che gli è piaciuto subito insieme a Silvestri, devo dire che di progetti che gli sono piaciuti lui negli ultimi mesi ne ha attuati tantissimo, a cominciare da Caravaggio. Tu hai dato la voce all'Anima e il Sangue, che è il film d'arte che ho visto in assoluto al cinema, e poi c'è questa, come dire, questi 30 anni di carriera con gli After Hours, tutto racchiuso in questo After Hours, e dove voi lo state presentando in molte librerie, perché poi c'è un doppio film, c'è questo doppio CD, c'è tantissima gente che vi ama. Se posso dire, tra l'altro, scusami Manuel, è notizia di ieri che entrambi, cioè sia Noi Siamo After Hours, che è il nostro film documentario, che il film di Caravaggio, sono stati inseriti nella rosa dei candidati ai Nastri d'Argento. Quindi, quindi insomma, un'altra cosa bella di cui siamo molto orgogliosi. Mi sembra una cosa situazione, sì. Positiva. Ti faccio un'ultima domanda. Yes. Continuerai a darci un po' di ossigeno? Ecco, bella domanda.
Sì, in realtà sì, posso dirlo finalmente, ci stiamo lavorando da un po', ci sarà la seconda edizione del mio programma musicale su Rai 3, sulla televisione, che si chiama appunto Ossigeno, e l'anno scorso è piaciuto tantissimo a livello proprio di feedback, era un programma un po' bambino piccolo, adesso è diventato adolescente, quest'anno l'abbiamo fatto crescere, ci saranno un sacco di ospiti fantastici, sono veramente entusiasta perché insomma non è da tutti dare spazio a dei programmi da una parte particolari e dall'altra che non sono lì soltanto a fare ascolti, speriamo di farli naturalmente. Poi tu hai anche il tour da solista, no? Che in arrivo nel paio di giorni nei minuti liberi, no, ma è anche colpa sua di Rodrigo, perché quando mi vede sul divano che sto rilassandomi 5 minuti dice mi è venuta in mente un'idea, non trovo l'arma per suicidarmi, ma comunque. No, in realtà sì, faremo 20 date in un mese, così una causuccia, però siamo in due, quindi una cosa molto più leggera del solito, non c'è la produzione a seguito, o almeno non c'è una grande produzione, e speriamo di fare anche un po' di storytelling e di riuscire a conversare anche col pubblico per una volta nella vita, perché io non parlo mai durante i concerti, perché con la band secondo me si forma una sorta di tunnel emotivo che non voglio mai interrompere, certo. Una cosa proprio, un viaggio, mentre invece così. E poi la televisione mi ha dato un po' anche questa confidenza, se vogliamo, che prima magari non avevo, per cui ho curiosità di vedere cosa salta fuori, magari è una schifezza. Si presuppone che non lo sia, ma chiedo invece a Rodrigo un'ultima cosa prima di salutarci, c'è questa cosa di trovarsi e lasciarsi, no? Nel senso che poi magari qualcuno comincia a fare le cose da solista, poi ci si ritrova, eccetera, è facile tutte le volte ricominciare, è un aiuto, un arricchimento, è un po' come ricominciare da capo, insomma, com'è questo prendersi e lasciarsi? Secondo me adesso che siamo grandi è molto bello, perché comunque è chiaro che quando maturi dei rapporti, soprattutto personali, e ti fidi molto delle persone con cui hai maturato quei rapporti negli anni, il fatto che poi una persona si allontani e vada a fare un'esperienza e la riporti poi a te nel momento in cui si ritorna a lavorare insieme è solo un motivo di ricchezza. La coppia aperta praticamente. Così. Allora, grazie a Rodrigo, grazie anche a Manuel Agnelli che sono venuti a trovarci. A questo punto li ascoltiamo anche e in bocca al lupo per tutto quello che verrà e per i due minuti che ogni tanto avrai sul divano nei prossimi mesi. Grazie mille, buona giornata a te Carlotta. Ciao a tutti, Rodrigo, Manuel, un saluto a tutti gli amici di TG Events. Ciao.